Stessa parlerò di praticamente soltanto di come si fa musica usando i MIDI, parlerò di uno dei programmi più diffusi per fare i MIDI, che si chiama lo SCADA. Esistono anche altri programmi per fare musica usando i MIDI, come ad esempio Muse o Sec 24, ma sono uno meno diffusi. Lo SCADA è un programma più completo di questi. Che cos'è? Spiego brevemente che cos'è il MIDI. Il MIDI è un linguaggio di comunicazione fra computer, ma anche fra strumenti musicali, fra moduli sonori, eccetera, che permette appunto di comunicare fra questi moduli tramite passando loro degli eventi. Cioè, all'interno di un file MIDI non si troveranno dei suoni, non si troverà la forma dell'onda o la sua riduzione, come avviene in un file MP3 o in un file OGG, ma si troverà una serie di istruzioni, una serie appunto di eventi. Questi eventi possono essere sia eventi sonori, come ad esempio un messaggio di suona questa nota o spegni questa nota, e all'interno di questo ci sono tutti i vari parametri che possono avere questa nota, oppure programmi, oppure eventi, oppure eventi di controllo, sia nel senso di controllo di programma, program change, cioè di cambiamenti, cambiare, cam cambia, una, cambia il suono che deve fare questa nota. Ad ogni canale viene associato un certo suono, e quindi si può dire di specificare che suono deve fare quel canale, oppure anche messaggi di eventi di controllo, come ad esempio si chiamano control change, e permette di cambiare parametri generici di quel canale, come ad esempio il volume del canale, la quanto è vibrato, la micro quadratura della nota, il cosiddetto pitch bend, cioè di quanto deve salire o scendere rispetto al suo centro, rispetto al suo valore standard, quella nota. Ecco, come vediamo l'interfaccia dello SGADI, che presenta una serie di righe. Queste righe corrispondono alle diverse tracce. Lo SGADI supporta fino a, mi pare vedere, 48 tracce MIDI, e oltre a queste anche 16 tracce audio, perché lo SGADI permette anche di integrare le tracce MIDI con anche file audio. A sinistra vediamo questa colonna che permette di specificare i vari parametri dei segmenti, in particolare il dispositivo per cui, su cui andrà ad uscire il risultato di questo che andiamo a fare, lo strumento, è permesso anche. È permesso anche cambiare lo strumento della singola traccia, come detto, e varie altre cose. È possibile anche fare una specie di mixing audio sempre da questo pannello. Vediamo se è possibile regolare il volume di traccia, il chorus, il reverb e il pan, cioè il bilanciamento sinistra e destra. Gli ingredienti di quello che andremo a fare sono un computer con, in questo caso basta un'interfaccia USB, una porta USB e un kernel compilato con il modulo USB MIDI integrato. Tutte le distribuzioni oggi normalmente dovrebbero avere, quindi non c'è bisogno di compilare nulla. Una interfaccia, in questo caso questa qui, che è appunto un cavo con un centro di controllo che va da USB allo strumento, e lo strumento in questo caso è una tastiera. Potrebbe però essere una qualunque, praticamente qualunque altra cosa. Tipicamente può essere un modulo sonoro, ossia una scatoletta che permette che al cui interno ci sono i generatori di onda, perché un MIDI non può, essendo il MIDI appunto una lista di istruzioni, una lista di eventi, non può suonare, non può emettere suono se poi alla fine della catena non c'è chi fisicamente genera il suono. In questo caso un pianale a tastiera può essere un modulo sonoro, volendo il MIDI, può essere più trasformato da altri strumenti come una chitarra, un violino. Oggi ci sono praticamente qualunque sorta di strumenti nuovi. Andiamo a vedere come si può creare
manualmente, banalmente un file MIDI. Poi, vedete che ho cliccato sulla traccia 1 e è comparso questo rettangolino. Questo rettangolino è un segmento. All'interno di questo segmento noi andremo a comporre il nostro drano. Come? Allora, vediamo un attimo se riesco a... facciamo un po' abbondante. Allora, questa qui è una lista un po' a volumicello della struttura del drano. Ovviamente qua non c'è ancora nulla. Facciamo doppio clic ed entriamo in quello che si chiama... Ah, qui vediamo una cosa carina di Rose Garden, che se uno prende un file MIDI è possibile anche vedere praticamente la partitura relativa alle varie tracce, quindi è possibile poi esportarla anche in software di notazioni come LilyPond o altri simili. Ma a noi questo in questo momento non interessa, no, a noi serve la visione che si chiama l'editor di matrice, quello che comunemente viene detto il piano roll. Il piano roll fa vedere proprio a livello microscopico, a livello... A livello microscopico la successione dei vari eventi. Qui si vedono soltanto gli eventi di notone. Cosa ho fatto? Perché ho disegnato questi rettangoli? Non so se si vede, ma a sinistra c'è disegnata una schematica di una tastiera di pianoforte. Ognuno di questi livelli corrisponde ad una nota musicale. Praticamente cosa ho fatto? Ho disegnato delle note in successione di tempo. E queste note appunto formano quello che è un po' il mio brano. Ora, se tutto è andato bene, premendo qua si dovrebbe sentire qualcosa. Signori, è bello della dieta.